E ragazzi, benvenuti sul nostro canale. Sì, mi sono preso un sacco di tempo per far uscire la recensione di questo S24 Ultra e me la sono presa perché per due motivi. Il primo perché, come ho detto anche nell'altro video, per me è uno smartphone molto importante. È uno smartphone che effettivamente è la più grande sfida del brand di quest'anno perché l'S23 Ultra era un dispositivo quasi perfetto, quindi come fare a migliorare un prodotto che già era una bomba l'anno scorso? Secondo motivo, aspettavo un update, ve l'ho anticipato nel video 48 ore con S24 Ultra, aspettavo un update soprattutto per quanto riguarda la fotocamera, a questo ci arriviamo, che però non è uscito, non è ancora uscito, e quindi ragazzi mi sono detto, questo è, ormai la gente lo ha comprato e questo è il software che si ritrova ad utilizzare, che non è un cattivo software, però poi vi spiego alcune cosettine. Quindi questa recensione sarà molto discussa, molto parlata, vorrei accendere con voi una grande conversazione, scrivete nei commenti e se vi piacciono i nostri video, se ci volete supportare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, eccetera, eccetera. In basso trovate il link per la recensione testuale in cui trovate tipo 90 foto, tutti i benchmark, quindi insomma per tutte le cose più tecniche io vi invito a leggerla. In questo video vi voglio parlare proprio della mia esperienza, delle mie idee che mi sono fatto del dispositivo, un prodotto che anche se sembra simile all'anno scorso in realtà cambia in tante cosette. Togliamoci subito il dente, parliamo di fotocamere, perché quello delle fotocamere è una cosa un pochino controversa secondo me, e lo è per diversi motivi. Il primo motivo è che in sostanza tutte le fotocamere sono identiche alla generazione precedente, tranne lo zoom, che adesso ha un sensore da 50 megapixel ma che ha un fattore di ingrandimento 5x. Iniziamo con questo. Per quel che mi riguarda non è stata una scelta bella da parte di Samsung, perché il 10x era, come dire, il suo biglietto da visita. Ed inizialmente, questo l'avete notato anche voi perché me l'avete scritto nei commenti del video qui su YouTube, me l'avete scritto sotto un reel che ho pubblicato su Instagram, le foto scattate con questo dispositivo sembrano non essere all'altezza di quello che ci si aspettava dell'evoluzione dell'S23 Ultra. Adesso parliamo un attimo della scheda tecnica. Il sensore principale è sempre l'ISOCELL HP2, che è da 200 megapixel, poi c'è un ultra wide da 120 gradi da 12 megapixel, uno zoom ottico 3x da 10 megapixel, e abbiamo visto questo zoom periscopico 5x da 50 megapixel f3.4. ora, secondo me, quello delle fotocamere, nonostante, come vi farò vedere, effettivamente miglioramenti rispetto ad S23 Ultra ci sono stati, secondo me questo dispositivo è una mezza occasione persa per Samsung. A me dispiace dirlo, e non lo è solo per il 5x, ma lo è perché l'S24 Ultra dei miei sogni dovrebbe avere tutte le fotocamere con la stessa risoluzione, magari quella principale con un bel sensore da un pollice, perché ormai il fatto che le risoluzioni siano così diverse tra le diverse fotocamere, vedremo, vi faccio vedere giusto qualche sample, per tutti gli altri vi do il link alla recensione testuale, rende soprattutto in questo modello, un modello che attualmente a mio parere ha bisogno di un aggiornamento software, le foto molto disuniformi quando le si scatta con le diverse ottiche. In questi giorni ho fatto un sacco di test con Wertz, veramente ci siamo messi proprio lì a cercare di capire, a cercare di interpretare un pochino questa fotocamera di questo smartphone che dovrebbe essere il top dei camera phone del 2024. Per farlo però dobbiamo andare un attimo al computer. Allora ragazzi, qui ho le mie due cartelline con le foto scattate da Wertz con S23 Ultra ed S24 Ultra, e adesso andiamo a aprire tutti i file e li andiamo a vedere. Eccoci qua, abbiamo a sinistra S24 Ultra e a destra S23 Ultra. Tra l'altro vedete i colori della foto scattata con il 3x di S24 Ultra sono un pochino più spinti rispetto a quelle di S23. Adesso facciamo un piccolo zoom sui fiori e noterete come con S24 Ultra la foto in 3x sia più definita rispetto a quella di S23 Ultra, che effettivamente è molto molto modificata dal software. Ma non finisce qui. Andiamo con questo 10x, a sinistra ovviamente S24 Ultra e a destra S23 Ultra, ed effettivamente il 10x di S24 Ultra è molto più pulito rispetto a quello di S23. Guardate proprio tutti i dettagli del fiore. Sì, è un'immagine effettivamente un pochino pulita dal software, però guardate qua, lo S24 Ultra, nonostante l'ingrandimento nell'immagine sia leggermente più grande, ragazzi,
almeno in condizioni di buona luminosità, lo smartphone top di gamma del 2024 di Samsung fa decisamente meglio di S23. Guardate qui che differenza. Ma non finisce qui, adesso vi faccio vedere la foto più incredibile, che è questa qui. Voi direte: che foto è? È una foto molto indicativa. Adesso andiamo a zoomare su questo cornettino ed eccoci qua ragazzi, questo è proprio palese. A sinistra la foto è stata scattata con S24 Ultra e a destra è stata scattata con S23 Ultra. Io vi inviterei a guardare questa zona qui, che in S24 Ultra si vede la grata, mentre in S23 Ultra la grata viene proprio eliminata, sembra che ci sia un vetro. Quindi ragazzi, dal punto di vista puramente qualitativo del sensore, devo dire che anche se io non credevo fosse così palese la differenza, ma dopo aver fatto questa sorta di versus, assolutamente S24 Ultra fa meglio rispetto ad S23 Ultra. Però vedete ragazzi, il discorso che vi facevo prima della difformità vorrei farvelo notare in queste fotografie. Iniziamo con le foto di giorno. Vedete, di giorno, anche se c'è una buona luminosità, questo smartphone riesce a garantire delle ottime foto. Ragazzi, stiamo sempre parlando di un camera phone, cioè alla fine le foto che scatta sono ottime, però gli manca quella grana, gli manca quella spinta, sono un pochino piatte. Ora guardate questa foto e vi invito a guardare il palazzo dietro. Adesso piano piano ci avviciniamo con tutte le ottiche, con lo zoom, e notate come il colore del palazzo cambia. In alcuni casi è fluo, poi diventa molto più naturale. Vedete, queste sono tutte cose che secondo me derivano da un software fotocamera poco maturo attualmente, e sono tutte cose che secondo me derivano anche dallo Snap 8 di terza generazione, perché ad ogni cambio di SoC cambia il processore grafico. Questo vuol dire che poi il brand deve fare un lavoro software per adattare, no, l'elaborazione dell'immagine a quella del nuovo processore grafico dello smartphone. Ma se andiamo di notte le cose diventano molto più complicate, diventano più complicate per diversi fattori. Diciamo che quando si scatta con la fotocamera principale le foto sono veramente buone, ed è così anche effettivamente quando si incomincia a scattare con la fotocamera grandangolare, perché vengono comunque luminose, sono ben gestite, la gamma dinamica è buona, è tutto ok, non c'è rumore eccetera. Però i problemi iniziano ad arrivare quando si scatta con il 3x e con il 5x. In determinate situazioni di scatto, adesso vi sto facendo vedere vari sample, e noterete che quando si va a scattare con una fonte luminosa molto grande, molto luminosa, lo sfondo viene scuro ed è ricco di rumore. Questo perché la gestione della gamma dinamica non è ancora ottimizzata al massimo. E poi c'è troppa elaborazione software nelle foto notturne. Guardate per esempio questa foto, questa sembra una foto bellissima, ma in realtà è una fotografia profondamente modificata dal software. Sembra quasi la foto fatta da uno Xiaomi, per dire. Però avete visto con il confronto che vi ho fatto vedere prima, effettivamente comunque lo zoom 5x con il sensore più grande fa un buon lavoro, quindi sono convinto che quando verrà ottimizzato veramente diventerà il top camera phone. I video però sono diventati veramente buoni, sono stabilizzati veramente in una maniera esagerata, la gamma dinamica è buona, non c'è tanto colore, però devo dire che la qualità è molto alta, è migliorata anche l'autofocus, si può registrare con tutte le fotocamere senza alcun problema facendo gli switch durante la registrazione. Però anche qui c'è un problema, ed è un problema software. Ora guardate questo video, questo è un video registrato in condizioni di scarsissima luminosità, era veramente molto buio, e quando vado a switchare le fotocamere si arriva alla 5x e noterete che con la 5x non si vede proprio più niente. Questo perché, nonostante sia buio, non utilizzo un altro sensore, magari il principale, effettuando un crop, anche perché è un sensore da 200 megapixel, ma continuo a utilizzare il 5x periscopico, che è veramente poco luminoso, no? Per alcune condizioni di ripresa. Insomma, sono tutte cosette ragazzi che possono essere migliorate, sono tutte cosette che probabilmente l'utente medio neanche noterà, però io ho avuto tante difficoltà a recensire questo smartphone proprio perché mi sono messo a fare tutte queste prove e mi sono reso conto che, strano ma vero, lato software è ancora un po' immaturo, ed è più immaturo rispetto ad S23 Ultra che uscì l'anno scorso. E adesso parliamo di un'altra cosa che comunque influenza tantissimo l'esperienza utente del dispositivo: hardware e prestazioni. Sto facendo una recensione un pochino al contrario, poi ovviamente se avete qualche domanda scrivetemela nei commenti. Snapdragon 8 di terza generazione, 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5x, Wi-Fi 7, memoria interna che variano da 256 a 1 TB. Dal punto di vista dell'hardware tutto è stato messo al massimo in questo dispositivo. Mi chiedo perché magari Samsung non ha fatto lo sforzo di mettere 16 GB di memoria RAM piuttosto che 12, comunque
Comunque, fatto sta che lui è una scheggia, è velocissimo, utilizzarlo è qualcosa di incredibilmente piacevole. Tutte le animazioni, qualsiasi cosa si vada a fare, lui le fa veramente con una velocità incredibile. Però, miei cari, sapete che io sono fissato con queste cose un pochino più tecniche, anzi, se non vi interessa questa cosa tecnica, in basso trovate i capitoli, potete anche saltarla e poi vi spiegherò il perché. Questo Snap 8 di terza generazione a me ricorda tantissimo lo Snap 8 di prima generazione. Adesso, per farvelo capire, dobbiamo tornare al computer. Adesso, questi sono i benchmark realizzati l'anno scorso con S23 Ultra, Snap 8 Gen 2, quest'anno con S24 Ultra, e vorrei porre la vostra attenzione sullo stress test di AnTuTu. Guardate, lo Snap 8 Gen 3 tende un pochino ad abbassare le frequenze dei clock, dei vari core, con una stabilità che scende piano piano nel tempo per via ovviamente della gestione delle temperature, cosa che non succedeva con uno Snap 8 di seconda generazione, che andava in tutta sostanza per la gran parte del tempo con valori superiori all'80%. Ma non finisce qui, perché vorrei farvi vedere un'altra cosa, ed è questo grafico. Vi direte, che cosa sono questi disegnini? Allora, è un test che nel tempo valuta il frame rate delle animazioni in 3D. Ora, a destra abbiamo questo qui di S23 Ultra e vedete effettivamente non c'è molta differenza tra l'ultimo loop, il loop 20 del test, e il primo loop. Chiaramente il primo loop è sempre quello che ha un frame rate maggiore, e il test è andato dai 43 fps ai 99 fps. Ma adesso guardate qui a sinistra, S24 Ultra, vedete, quello in verde è il primo loop del test in cui lo smartphone dà veramente delle prestazioni fantastiche, ma poi all'ultimo loop, al 17 in questo caso, vedete, le performance scendono tantissimo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che aumenta la temperatura, le prestazioni del processore scendono, tant'è che è pur vero che S24 Ultra è partito con 137 frame al secondo all'inizio del test, a differenza di S23 Ultra che è partito a 99 fps all'inizio del test. Però andate a vedere come è andato a finire tutto. Il frame rate più basso di S24 Ultra è stato 32 frame al secondo, mentre quello dell'S23 Ultra è stato 43 frame al secondo. In tutta sostanza, cosa vuol dire? Vuol dire che questo Snap 8 Gen 3 è più potente, però ragazzi, nel tempo soffre di throttling. Ecco, ora sia chiaro, si tratta di una cosa che nella stragrande maggioranza dei casi nessuno noterà. Non è un fattore che tende a influenzare negativamente la user experience, non è un fattore che tende a influenzare negativamente il game. Però se vi mettete a giocare con sessioni molto lunghe, io non lo faccio, magari la stragrande maggioranza di voi non lo fa, però magari c'è qualcuno che ci perde ore a giocare con lo smartphone, con giochi pesanti, ecco lì a un certo punto il frame rate comincia a scendere, ragazzi. Un piccolo capitolo per la ricezione: lui è migliorato tantissimo. A mio avviso la ricezione in questo S24 Ultra è migliore in alcuni casi anche di quella dell'iPhone, non che sia anche l'iPhone un campione di ricezione, però devo dire che in certi punti con lo stesso operatore lui prendeva meglio dell'iPhone. Ora mi direte, va bene, però tu stai parlando di due prodotti che non hanno, come dire, che non spiccano in quanto a ricezione, non sono mai spiccati in ricezione. È vero, però ragazzi, ricordatevi sempre che gli smartphone di Samsung sono gli smartphone che hanno i valori SAR tra i più bassi del mercato. E ovviamente mantenere più bassi i valori SAR significa perdere qualcosina in ricezione. Ora, fatemi sapere se voi preferite avere una centrale termonucleare che prende bene, oppure un dispositivo che tende un pochino a bilanciare le due cose. Secondo me, da questo punto di vista, hanno fatto un ottimo lavoro. Buono l'audio in capsula, così come la connessione alle reti Wi-Fi. S24 Ultra è uno dei pochi che mi ha fatto arrivare a circa 1,6 GB in download in Wi-Fi 6E, ed è veramente un ottimo risultato. Al top anche l'audio stereofonico, sensore per impronte digitali. Ora, io parlando con Wertz ci siamo trovati un pochino in disaccordo, ma non perché non eravamo d'accordo, ma perché abbiamo avuto due esperienze diverse. Il mio sensore per impronte digitali, ultrasonico ovviamente, funziona veramente una meraviglia, è velocissimo e preciso. Io però non uso pellicole. Wertz, con la pellicola in vetro, con la pellicola in TPU, ha avuto qualche problema proprio di riconoscimento dell'impronta. Questo è un problema che comunque i sensori ultrasonici hanno, però devo dire che dal mio punto di vista funziona veramente molto bene. È sempre presente l'S Pen, che però non introduce nessuna novità. La vera novità sta però nel fatto che il display è piatto e quindi è più comodo utilizzarla scrivendo le note. Come hanno fatto, ragazzi? Un ottimo lavoro con il display, 6,8 pollici, LTPO 120 Hz, insomma,
È una cosa fantastica questo display, e lo è per due motivi. Il primo motivo è la luminosità, che adesso arriva a 2600 o 2700 nit, se ricordo bene. Sono valori di picco che non avrete mai, sono valori di picco che voi potrete vedere solo in alcune aree super illuminate, nei video in HDR. Nei miei test comunque si è attestato intorno a 1300 nit. Siamo lontani da quei valori enormi che ha avuto il OnePlus, 4000 nit, eccetera, eccetera. Sono chiacchiere, secondo me. Quello che funziona qui non è solo la luminosità di picco, che sotto la luce del sole vi farà vedere sempre tutto, ma c'è un'altra chicca di cui in pochi hanno parlato, e secondo me è questa che cambia la qualità dello schermo. Se mettete un S24 Ultra accanto ad un iPhone, lo schermo di S24 Ultra sembra più nero, perché è protetto da un Gorilla Glass Armor. E questo Gorilla Glass Armor ha una lavorazione nello strato superiore del vetro che riduce del 70% i riflessi, e questa secondo me è l'arma segreta dello schermo di questo dispositivo, perché veramente le immagini sono profonde, veramente non ci sono i problemi dei riflessi. Quindi devo dire che da questo punto di vista hanno fatto un lavoro veramente eccezionale, ragazzi. Ora, in quanto a design, ragazzi, la cosa è questa: io ho letto diverse recensioni in cui si dice che è uno smartphone comodo da utilizzare. No, allora, è grande, è pesante, è scomodo da utilizzare, almeno che voi lo vogliate utilizzare con una mano. Ed è anche scomodo raggiungere il lettore di impronte digitali, perché essendo molto grande e pesante si ha sempre la paura che cada. Ora, a me piace un sacco, io penso che come smartphone lui sia il migliore in quanto a touch and feel, lui sia il migliore in quanto a premiumosità, nel senso è fatto veramente molto bene, e dal punto di vista estetico a me questo design squadrato mi piace un sacco. Mi piacciono anche i colori esclusivi di Samsung. È uno smartphone comodo? No, non è uno smartphone comodo. È uno smartphone che dà fastidio in tasca, dei jeans, è uno smartphone che dà fastidio addirittura quando lo si mette nella tasca del giubbotto. È un dispositivo grande con tutti i pro che comunque poi questa cosa porta. Il titanio è stata un'aggiunta che lo rende anche più resistente. Nella testuale vi ho inserito alcuni link, test di resistenza del titanio, test di resistenza del vetro, che è molto più resistente rispetto alle generazioni precedenti. Però secondo me l'aggiunta del titanio doveva portare un altro pro, come è successo con l'iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max con il titanio è diventato molto più leggero, lui invece no, e questa secondo me è un'altra piccola occasione persa. Ora, ad animarlo c'è Android 14 con la One UI 6.1, che non introduce nessuna novità di rilievo, diciamo così. È un'interfaccia grafica che ha piccole migliorie, ne abbiamo parlato veramente tantissimo di questa interfaccia grafica, ed è diventata la mia interfaccia grafica preferita. Da quando la odiavo sono riuscito a farmela amare tanto, e non solo perché è un'interfaccia grafica fluida, che non lagga mai, che poi su una bestia come questo figuratevi se lagga, ma perché c'è GoodLock, e con GoodLock si può veramente rivoluzionare lo smartphone, si può personalizzare in qualsiasi cosa. Se volete un video a riguardo su tutte le funzioni di GoodLock, come personalizzare il vostro Samsung, scrivetemelo nei commenti, voi ordinate e io faccio. 7 anni di aggiornamenti sia di patch di sicurezza che di major update. Voglio vedere chi fra 7 anni avrà ancora in mano un S24 Ultra. Fatto sta che comunque è longevissimo questo prodotto. Tra l'altro mi chiedo, se uno smartphone deve durare così tanto, 7 anni, magari farlo con una batteria estraibile? Comunque il cuore di tutto il software di questo S24 Ultra è la Galaxy AI. Ho fatto un video in merito alla Galaxy AI, lo trovate in alto, non voglio troppo addentrarmi nelle varie funzionalità, però vi voglio dire che sono funzioni che inizialmente uno non utilizza, poi diventano parte dell'utilizzo giornaliero dello smartphone, e quando non ce l'avete più vi mancano. Qui è tutto perfettamente integrato nel sistema operativo, e una volta che ci si prende la mano sono cose che vi cambiano veramente l'utilizzo proprio quotidiano che fate dello smartphone. Passiamo alla batteria. 5000 mAh gestita dallo Snapdragon 8 di terza generazione, che è un SoC che secondo i miei test va valutato in due step. Ora, quando si parla di standby, quando si parla di utilizzo molto blando, utilizzo giornaliero, web, social, eccetera, ha un buon battery drain lineare, vi fa fare anche
7 ore e mezzo di schermo acceso senza alcun problema. Quando però poi si inizia a spingere sul processore, lì il battery drain aumenta tantissimo e aumentano anche le temperature. Come abbiamo visto, aumenta anche il thermal throttling, che abbassa poi la frequenza di aggiornamento del clock per ridurre anche i consumi. Fatto sta che dalle 7 ore e mezza si arriva a circa 5. Quindi diciamo che quello dell'autonomia è un fattore molto molto personale in base a cosa ci fate con lo smartphone. Bene che ci sia la ricarica veloce, che è a 44 watt se ricordo bene, io questi numeri me li dimentico sempre, ma di nuovo giù c'è la testuale. Comunque è una ricarica veloce decente, ben distante da quella dei diretti competitor cinesi, ricarica wireless e ricarica wireless interna. Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S24 Ultra parte da 1499 euro per la versione 12256, 1619 euro per la versione 12512, 1859 euro per la versione 12 1 TB. Inoltre, fino al 26 febbraio, registrando lo smartphone su Samsung Members, riceverete in regalo un caricabatterie, una cover e una pellicola protettiva per il display. E ragazzi, ve lo dico subito, a me non è scoccata proprio la scintilla con questo S24 Ultra, almeno non come con l'S23 Ultra, perché quello fu veramente un grandissimo step in avanti. E torniamo alla domanda che vi ho fatto all'inizio: come si può ottimizzare, come si può perfezionare un dispositivo che effettivamente era già perfetto? Quindi, se voi mi dite vale la pena acquistare un S24 Ultra avendo un S23 Ultra, vi dico no, a meno che voi non siate super scimmiati come me. Però, anche se da un punto di vista estetico potrebbe sembrare molto simile alla generazione precedente, ragazzi, cambia veramente tutto. Cambia il design, cambia la user experience, cambia il touch and feel, cambiano le fotocamere, è uno smartphone molto diverso sotto la scocca. E sì ragazzi, secondo me è ancora lo smartphone Android da battere per quest'anno, anche se se la deve vedere con l'Oppo e se la deve vedere con lo Xiaomi 14 che deve ancora arrivare. Comunque, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Colendo e ci vediamo al prossimo video su Jizz.